grandi classici in 60 minuti di Davide Conati ormai per il nostro istituto comprensivo sono dei classici. Davide ormai è con noi sia per le classi prime che per le seconde che per le terze, con Odissea, Inferno e I Promessi Sposi. E ci piace chiamarlo perché i ragazzi si divertono moltissimo e i suoi spettacoli sono un mix perfetto, direi, fra canzoni, musica, disegni e anche il testo. Odissea è un adattamento veramente geniale per catturare l'attenzione e la passione dei ragazzi verso i classici. La bravura di Davide Conati e di Passarelli è quella di attualizzare con ironia, con leggerezza, con intelligenza e nel rispetto pieno del testo, perché ci sono poi citazioni che inframezzano anche l'attualizzazione ironica del testo originale, che veramente catturano l'attenzione e divertono. Quindi imparare giocando in qualche modo riesce a trasmettere ai ragazzi una passione anche conoscitiva e accendere una curiosità che magari, ecco, un impatto senza mediazione col testo originale potrebbe essere invece negativo. E quindi io consiglio questo spettacolo francamente a tutte le scuole, perché veramente può aiutare il lavoro dei docenti in modo intelligente, mettendo in gioco le emozioni. La performance è piaciuta davvero tanto, perché in maniera molto efficace, devo dire la verità, poi questi incontri ti aprono anche altri orizzonti per quanto riguarda i processi didattici che uno mette in campo. Effettivamente, per esempio, io non avevo mai riflettuto sul fatto che tanta letteratura proprio contemporanea che i ragazzi amano leggere, da cui poi vengono tratte le cosiddette saghe cinematografiche, trovassero ispirazione narrativa, contenutistica in momenti dell'Inferno di Dante, in personaggi già voglio dire scandagliati da Dante. Quindi questa cosa l'ho trovata molto interessante, a loro è piaciuto davvero tanto perché hanno partecipato, sorridevano, riflettevano, e poi la simpatia davvero irrefrenabile dei due personaggi sul palco, molto coinvolgenti, bravissimi, molto coinvolgenti davvero. La scelta lessicale tra ieri e oggi, cioè tra i termini di Dante, poi la rivisitazione linguistica attualizzata con un linguaggio molto vicino a quello dei ragazzi e con una capacità ancora, voglio dire, più profonda di quella di noi insegnanti, che quello che è stato molto formativo anche per me. Quello che mi ha colpito è stato proprio questo, la scritta sul caschetto Bordutel, cioè nato per raccontare la Calzante, sì. Perché effettivamente i ragazzi sono stati in silenzio, ma proprio perché attenti a sentire il racconto di Dante, fatto in maniera diversa e molto molto accattivante. Odissea è stata un'esperienza bella, particolarmente per i ragazzi, anche quelli più piccoli della scuola primaria, perché non sono stati coinvolti solo quelli della secondaria. Loro avevano già una conoscenza preliminare dell'Odissea, ma attraverso questo percorso si sono veramente entusiasmati. Uno, perché c'è il Davide Conati che riesce a coinvolgerli con la musica, con la ritmica della voce, con il movimento e con le battute ironiche. E poi ancora di più con John Passarelli, perché cattura e attira con il disegno, con la grafica e con la riattualizzazione. Si può dire che pure noi docenti, in qualità di docenti, ci siamo ridivertiti a rivivere l'Odissea in modo diverso. Non è una parodia dell'Odissea, bensì una traduzione del poema di Omero per i ragazzi, pensata apposta per i ragazzi, ma si divertono moltissimo anche gli adulti. A noi docenti ha dato uno sprone, uno stimolo a riattualizzare, a viverla in un modo più disincantato, più attuale, più moderno, più dinamico, e anche la cosa più bella, proiettato nel futuro. Davide Conati e la sua compagnia sono una vecchia conoscenza per Cerea, quindi li abbiamo chiamati per tutti gli spettacoli, praticamente dei grandi classici. Quando sono venuti per I Promessi Sposi, di solito li facciamo vedere alle terze, perché è uno spettacolo che coniuga testo, canto
e anche gli strumenti musicali, la musica per ogni personaggio. Quello che mi piace molto di David Conati, oltre al fatto che fa divertire veramente i ragazzi, è che segue però molto bene il testo, quindi segue tutte le vicende, in quel caso dei Promessi Sposi, e ha un'attenzione filologica molto, molto particolare.